pubblico ci ha dato un grosso riscontro, ha premiato i nostri sforzi, i nostri investimenti, ha apprezzato molto le nostre ultime due novità che sono il 33 Open nella versione fuori bordo, quella entro fuori bordo è stata appunto provata qualche giorno fa in acqua e in anteprima assoluta l'ammiraglia della gamma Folas che è un 29 piedi di 8,70 m. Le peculiarità di quest'ultimo sono una linea molto moderna, molto audace, linee abbastanza spigolose con un'assoluta prevalenza alla navigazione e al comfort di marcia. Beh, è una scelta dettata un po' dalla tendenza del mercato. I motori fuoribordo hanno subito una importante e significativa evoluzione in termini di potenza, di crescita di potenza e di affidabilità, per cui c'è una grossa fetta degli utenti del mercato che si sta spostando verso le motorizzazioni fuoribordo anche di grossa cubatura, di potenze alte, che sono adatte appunto a battelli della stazza, della massa e delle dimensioni come il nostro 33, per cui abbiamo assolutamente optato per la versione fuoribordo, dando la facoltà al nostro potenziale cliente di poter poi allestire il vano motore della versione entro fuoribordo con una cabina, con il bagno ed una cabina vivibile per due persone. Il 33 Open è un progetto molto su cui noi riponiamo molte aspettative, il pubblico ci ha premiato con il suo gradimento, è un battello caratterizzato da delle linee molto sobrie, molto eleganti, ha essenzialmente tra le peculiarità essenziali un layout che favorisca e privilegia la vivibilità a bordo, l'uso dei living prendisole, oltre che a delle eccellenti doti di navigazione. Beh sì, dicevo, il pubblico ha riscontrato nei nostri prodotti un ottimo rapporto qualità-prezzo. Devo dire che il nostro grande piacere è stato quello di avere un effettivo piacere da parte del pubblico femminile verso i nostri prodotti. Abbiamo avuto molte visite da parte di armatori che attualmente navigano a bordo di imbarcazioni rigide che ritengono più adatto alle loro esigenze e la gestibilità e la governabilità del gommone. Beh sì, seppur essendo un'azienda giovane siamo abbastanza vivaci e dinamici, abbiamo proprio nell'immediato futuro già stiamo predisponendo il 29 con la cabina che ospiti un bagno con un WC chimico, è sicuramente un altro passo avanti, non vi nascondo che stiamo seriamente pensando e abbiamo già avviato la progettazione di un 46 piedi. Nel
rispetto dei nostri clienti storici consolidati anche degli anni scorsi, non abbiamo assolutamente voluto deprezzare il prodotto e appunto la scelta è stata quella di lasciare i nostri listini invariati, perché è un prodotto di qualità e per un'azienda che cerca sempre maggiori affermazioni sul mercato significa anche la valorizzazione del prodotto che i clienti negli anni precedenti hanno comprato, e spero con successo. Beh, sicuramente questo è un grosso limite del Salone di Genova a cui noi cerchiamo di porre rimedio proponendo alla nostra clientela la massima disponibilità nel fare prove a mare di qualunque genere, di qualunque tipo. Vi invito a chiunque fosse interessato a contattarci tramite il nostro sito che è www.gruppomare.it e saremo ben lieti di avervi ospiti a bordo dei nostri gommoni.